Marco Tomaselli, una splendida giornata di sport, di palla ovale, la potremmo definire, con la Lombardo Radice, che diventa anche una società sportiva, ma pian piano sveliamo tutti i misteri. Iniziamo col docente che si è occupato internamente di questa attività, l'importanza dello sport all'interno della scuola, in questo caso della Lombardo Radice, e questa importanza come viene amplificata, sottolineata dal rugby. Buongiorno, sì, l'attività sportiva svolge un ruolo molto importante. All'interno della Lombardo Radice stiamo dando già da molti anni, specialmente nell'anno in cui io sono come docente di educazione fisica, importanza allo sport. E quest'anno abbiamo voluto convogliare l'attività atletica insieme all'attività legata al rugby, e per dare ai bambini la possibilità di migliorare a livello proprio coordinativo nell'attività a 360 gradi, e di questo sono felice perché mi sono avvalso della collaborazione della Nista Rugby e della qui presente Evelyn. Un assist, perché adesso invece con Evelyn Manganaro, che è un tecnico federale, parliamo, ci agganciamo alle parole di Luca, che ha fatto un assist quasi perfetto, perché il rugby poi è uno sport che, oltre alla valenza tecnica e atletica, ha della valenza, possiamo definirla quasi valoriale, differente. In cosa è differente? È differente per il raggiungimento dell'obiettivo, cioè la meta. Tutti quanti, i giocatori, i bambini in questo caso, devono raggiungere e collaborare insieme affinché facciano meta. Questo non solo vale nello sport, ma vale anche nella vita. Insieme raggiungere un obiettivo comune, facendo meta. Questo è il principale obiettivo e valore di questo sport. Grazie alla Lombardo Radice e a Luca ci ha aperto le porte a scuola e abbiamo istituito con la Nista Rugby un protocollo di intesa. Oggi abbiamo realizzato la festa finale qui al Campo Tomaselli, abbiamo portato tanta allegria e gioia a tutti i nostri bambini. Nel ringraziare sia Evelyn che Luca, chiudo con Luca dicendo anche, e ci riagganciamo a quella che era stata la mia domanda iniziale, tra virgolette la Lombardo Radice diventa una società sportiva, perché adesso i ragazzi faranno rugby in maniera, definiamola, federale. Esattamente sì. Grazie alla collaborazione del presidente Lo Celso, che voglio ringraziare, sia il presidente che Andrea e Evelyn, stiamo attivando una collaborazione con la Lombardo Radice. Tutto questo anche grazie alla dirigenza della Lombardo Radice. Mi preme anche ringraziare la dirigente Matraxia, la vicepresidente di San Martino, la responsabile di coordinazione tecnica, che è la Paccaninanna, la docente Panna, e tutti i colleghi. E questo ovviamente per noi è l'inizio di un nuovo percorso insieme alla Nista Rugby e alla Lombardo Radice nell'attività motoria. Grazie. In questa splendida giornata di sport al Marco Tomaselli, Lombardo Radice, rugby, palla ovale, tanti valori, bene a San Martino, e chiediamo subito, ma quanto vale lo sport nella scuola? Lo sport è fondamentale, non solo nella scuola ma anche nella vita di tutti noi. Noi cerchiamo di inculcare nei nostri alunni questo spirito sportivo e soprattutto puntiamo alle regole del fair play. Le regole del fair play, perché poi sono regole, come giustamente già sottolineate, che aiutano, oltre che ad essere buoni studenti, poi a diventare buoni cittadini. Sicuramente, infatti l'obiettivo è proprio questo, perché se imparano a rispettarsi nello sport, imparano a rispettarsi nella vita quotidiana. La sua lunga esperienza cosa le suggerisce nel corso di quest'anni? Di questi anni è cambiato l'approccio della scuola allo sport? C'è stato anche sotto il profilo magari delle leggi, del valore didattico, un maggiore avvicinamento oppure no? Sicuramente il fatto di poter utilizzare risorse specializzate nell'ambito della scuola, questo è un valore aggiunto, perché già da 2 anni abbiamo il docente specialista di motoria che consente di dare un grande rilievo a questa attività, ma soprattutto di tipo professionale.
E peraltro, parlando di Lombardo Radice, è giusto sottolineare che non c'è soltanto questo progetto. Esatto, questa è la festa dello sport che conclude un anno veramente ricco per quanto riguarda le attività sportive. I nostri studenti hanno avuto l'opportunità fare rugby e di praticare il tennis grazie alle federazioni, ma anche hanno fatto danza moderna e danza terapia, danza moderna con Carla Longobardo e danza terapia con Josephine Giadone. È stato un anno davvero entusiasmante per quanto riguarda lo sport. Nella giornata dello sport qui al Marco Tomaselli due icone per conti diversi dello sport. Iniziamo dal CONI, perché peraltro è una figura istituzionale, il valore dello sport nella scuola. Io stamattina, nelle poche parole che ho detto, ho voluto sottolineare anche questo, perché è importante che questi bambini che si affacciano per le prime volte a fare attività sportiva, è una cosa fondamentale per la loro crescita, ma soprattutto perché così cominciano ad abituarsi a praticare attività sportiva e nella loro vita. Questo potrà servire non solo per far diventare grandi atleti, perché lo scopo non è questo di far diventare dei grandi atleti, ma di far praticare sana attività sportiva a tutti i livelli, specialmente a livello giovanile. Quindi viva queste bellissime iniziative. Presidente Lo Celso, la Nissa Rugby ha sempre investito nei progetti didattici e nella scuola, la possiamo definire sicuramente una mission societaria. Sì, sicuramente, mi collega a quanto detto dall'amico, all'amico Scarantino. È importantissimo fare sport nelle scuole, è importantissimo, noi ci crediamo tanto, abbiamo sempre cercato di portare il nostro sport, ma sono convinto che qualsiasi sport portato nelle scuole dovrebbe essere importante. Certo, io sarò un pochino partigiano, parlo del mio sport, e quindi portare il rugby quest'anno nella scuola Lombardo Radice è stato un orgoglio. I nostri istruttori sono stati quasi da gennaio in poi all'interno della scuola, già questo è il secondo stage incontro che facciamo. Ci sono stati parecchi ragazzi che sono interessati e diciamo che con me oggi è una festa, e sono convinto, e lo so, perché quando ci sono ragazzi nello sport è sempre una festa, perché loro sì che sanno cosa sono veramente, cos'è lo sport, lo fanno con passione, lo fanno con impegno, senza altri, solo con stimolo, senza altre cause, ecco.